Dopo il grande successo della Superlega e non della Super Sega, se ve lo siete perso, mi raccomando, andatelo a recuperare come video, cliccate qui sulla in alto a destra. A grandissima richiesta, perché è un video che mi avete richiesto voi, ho raccorpato le 4 migliori squadre di ogni singolo campionato europeo e ci ho fatto un'altra Superlega, anzi un'altra Super Sega di quelle esagerate. Quindi andiamo a simulare tutto il campionato con la creme della creme dei campionati europei e vediamo chi lo vince. Ciao e bella a tutti da me, mi raccomando una marea di mi piace per supportare questi contenuti. Suggeritemi qui altre Super Leghe con altri partecipanti, con altre squadre partecipanti. Iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei miei nuovi video. Fate la stessa cosa anche sul mio primo canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. Se cliccate qui trovate tutto quanto. Detto questo, siete pronti? C'ho un po' da smetta. Mi son preso l'Atalanta! Perché ho messo le 4 arrivate prime, ovviamente nel campionato italiano della scorsa stagione. Dovevo sceglierne una da prendere per andare a simulare. Ho scelto l'Atalanta. Vi faccio vedere le partecipanti a questo super campionato che a brevissimo andremo a simulare. Regà, preparatevi perché ne vedremo delle belle. Secondo voi, chi arriverà prima in classifica? Chi arriverà tra le prime 4 in zona Champions? Chi retrocederà? Ma qua veramente c'è la creme della creme, ragazzi. Allora, AZ e Ajax le ho messe entrambe del campionato olandese perché si è fermato la 25esima giornata. Lo scorso campionato stavano entrambe a pari punti, mi è sembrato giusto per par condicio. Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Chelsea, Barcellona, Inter, Lazio, Liverpool, City, United, Marsiglia, Paris Saint-Germain, Piemonte Calcio, ossia Juventus, Lipsia, Real Madrid e Siviglia. Anche del campionato francese ci ho messo solamente le prime due. Comunque è un super campionato a 20 squadre. Ripeto, ho preso l'Atalanta, ma adesso lo andiamo a simulare su FIFA 21 e vediamo quel che accade. Ragazzi, la rosa dell'Atalanta, la formazione, ho messo questa. È quella preimpostata, c'è Ilicic titolare, ma non me ne frega niente perché Ilicic dovesse tornare, ovviamente sarebbe il titolare. Quindi lascio tutto così e vado a simulare tutto il campionato. Questo video penso che lo spezzetterò in due, quindi mi raccomando, fatemi vedere tutto il vostro supporto se volete anche il secondo episodio. Simulazione veloce e vediamo che cosa succede. Per la prima di campionato di questa... No... Marcos Alonso la decide, ragazzi. Non ci voleva. Lazio Inter 2-3, Bayern Monaco 2, Piemonte Calcio 1. Se prospetta un campionato, anzi una Superlega de quelle exaggerated. Giochiamo partita e ovviamente andiamo a simulare anche questa. Ogni 10 giornate di campionato facciamo il recap della classifica. 3-1! 3-1 Duvan Zapata! Marusic espulso, Gomez, Vavro, Ilicic! Grande prestazione da parte dell'Atalanta. Quindi tra poco, tra 8 giornate facciamo il recap, poi andiamo avanti, poi vediamo quello che succede. No! Subito con la... Ma tanto qua è un cas... Caschi male. Giochiamo partita contro la Juventus. Questi sono forti. Vediamo un po' che cosa accade. Vediamo chi... Vincono... Abbiamo vinto! 1-0! 1-0 l'Atalanta! L'Atalanta! Ragazzi! Ragazzi, dice perdi la prima, ma poi... 2 vittorie contro 2 italiane, veramente pazzesche. Ci abbiamo l'Inter per la giornata successiva, ce l'andiamo a simulare. Sto campionato promette emozioni, 0-0, posso dire. Me ce sto perché è pur sempre l'Inter. Vedo delle squadre che stanno prendendo il largo, eh. Mi sembra di capire, poi non so, magari mi sbaglio. Col Bayern Monaco, ragazzi, non sarà una partita facile, probabilmente ci prendono a pizze, Sané e Alaba. Siamo pur sempre l'Atalanta, di conseguenza. Inter 1, Barcellona 0. Ma sta succedendo veramente di tutto. Sta cascando il mondo. E ce l'andiamo a giocare anche con il Barcellona. Ve lo ripeto, alla 10ª andiamo a fare il recap anche della classifica marcatori. No, ragazzi. Griezmann, Ilicic e Messi. Barcellona-Atalanta, ragazzi, è la creme della creme, tutte le prime 4 dei migliori campionati europei, uno va a fare un campionato, ovviamente, che è pure con Real, allora ditelo, mamma mia, simulazione veloce, vediamo che cosa accade, secondo,
Mamma mia, raga. Hazard e Sergio Ramos. Sapevo che sarebbe stato un campionato difficile, ma non mi aspettavo fino a questo punto. Pensavo che eri seria. Mannaia la miseria. Giochiamo rapidamente partita e la andiamo a simulare. Corsiviglia. Corsiviglia, secondo me ce la possiamo anche giocare. De Ron, Ilicic ha sbagliato rigore. Froila. Almeno, oh, dici con qualcuno vinci, no? Perché se continui a vinci con nessuno, Ma guardando, ma avanti, vinci con nessuno. Andiamo avanti. Gioca partita con l'Atletico Madrid. La simuliamo, no? Velocemente. De più, per vedere quello che potrebbe accadere. 2-1 con l'Atletico. Fermi tutti. Llorente, Duvan Zapata. E Duvan Zapata, ragazzi. 2-1 con l'Atletico Madrid. Questo non è un campionato. Questa è la Superlega dei campioni, dei campioni, dei gode. Andiamo avanti. Mönchengladbach. No, aspettate che mi sa che devo farvi non aggiornata. Quindi dopo di questa vi faccio vedere la situazione dei classici. Io col Mönchengladbach in casa loro, ma mi aspetto una vittoria. Sì! Atamur! E adesso andiamo a vedere la situazione di classifica aggiornata per le prime 10 giornate di campionato. Che fatica, raga. Allora, ci abbiamo a 27 Real Madrid, ha vinto 9 partite e ne ha persa solamente una. Liverpool 24, Inter 23, Bayern Monaco 22, PSG 21, Gladbach 19, Barcellona 19, 17 Chelsea, noi siamo a 16 e via via tutte le altre. Ma guardate la Juve, la Lazio, addirittura Siviglia, Lipsia e Olympic Marsiglia, oltre a Zeta e Lazio a rischio retrocessione. Ma vi state a rendere conto? Questo è un campionato che promette i botti, ragazzi. Ma i botti per di i botti. Zona Champions League attualmente Real, Liverpool, Inter e Bayern Monaco. Andiamo rapidamente avanti. Vasquez, Mané e Salah in classifica marcatori. Luis Suarez, Lewandowski, Griezmann, Mbappé, Haaland, Immobile, Martinez, Messi e via via tutti gli altri. Ok, adesso che vi ho fatto vedere un pochino, ci stiamo riscaldando in realtà, perché siamo appena all'inizio. Siamo appena alle prime 10 giornate, ne mancano 28. No, c'ha la miseria. In casa non ci voleva, ragazzi, con una squadra sicuramente che è abbordabile. Andiamo col Borussia Dortmund e preparatevi che ci buttano tutto quanto. Duvan Zapata 1-0, non ci posso credere. Sta campionato inaspettato. Con quelle che devi vincere perdi, e con quelle che devi perdere vinci. Che dati è, questa mi ricorda qualcosa dei Champions della passata stagione, in realtà 4 giorni fa. Di Maria Duvan Zapata. Ci abbiamo provato, perlomeno risultato in bilico. Ci difendiamo con le unghie e con i denti. Partita con il Marsiglia, simulazione veloce, fatemi vedere qualcosa di buono, dai, con Marsiglia, no, Payet, Froila e, porca miseria, 2-1 per loro, 2-1 per loro, Liverpool, Bayern Monaco 1-3, vedo dei risultati là in mezzo ogni tanto, il resto abbastanza a bocca aperta, ce l'andiamo a giocare anche con la Z Alkmaar, gioca partita, io con la Z Alkmaar mi aspetto una vittoria, dai, non prendiamoci per il non ci posso credere. Abbiamo perso con la Z, raga, con la Z Alkmaar, no, per cortesia, mamma mia, oh. Con l'Ajax, dai. Simulazione veloce, preparatevi che sarà un'inchiappettata di quelle. 2-2! Milanchuk, Promes, Traoré, Ilicic. Punteggio di 2-2, guardate che risultati, vedo 202-2 là in mezzo, se la stanno scorticando. Partita successiva con il Manchester City, simuliamo rapidamente e preparatevi, questa la perdo, 2-1. 2-2, buono! Sterling, Duvan e Ake, Ake, Doge, Ake, vabbè, aio! Barcellona 0, Ajax 2, oh mamma mia! Preparatevi che tra poco andiamo ad aggiornare la situazione di classifica, ma preparatevi che con lo United in casa loro all'Old Trafford 2-2, ma che è, oh? 2-2 Rashford, Bruno Fernandes, stiamo a fare 202-2. L'Inter che batte il Liverpool in casa loro, se stanno verificando cose veramente, eccala. Atalanta-Liverpool, andiamo a vedere quello che succede, va. No, mazza che partitone, regà. Duvan Salah, mamma mia che partitone, regà. Abbiamo persa però. Non va bene perdere queste partite. Le leghe delle seghe, delle cose.
ventesima giornata, ragazzi, ce l'andiamo a giocare con la Juventus e vediamo che cosa accade con la Juventus. Ci hanno fatto tre fischioni. Non va bene. 2-2 Inter Bayern Monaco. Barcellona Lazio 2-1. Ma vi state a rendere conto? È un campionato di quelle 20 giornate. 20 giornate andiamo a vedere che è successo. Allora, state fermi, zitti e buoni. Allora, cominciamo da Bayern Monaco Real Madrid 46-46, Liverpool 43, Inter 41, PSG 40, Barcellona 36, Gladbach, City, Chelsea, Juve, Atletico, Ajax. Mamma mia, raga, 22 punti ci avemo. Mamma mia, raga, che campionato stranissimo. Va bene,